non credo che l'idea che per fare politica sia sufficiente spararla più grossa, insultare il tuo concorrente o il tuo avversario, non credo che questa idea sia destinata a durare. Alcune cose le abbiamo già viste, l'Italia in 6 mesi è un paese più povero e più isolato. Ma innanzitutto una sfida molto pericolosa, perché credo che sottovalutare questa onda nazionalpopulista, che non è solo italiana, ma che in Italia ha una sua forza specifica, sarebbe molto grave. Non solo per le conseguenze economiche, ma anche per qualche rischio per i nostri principi di democrazia liberale. Poi impopulista per me vuol dire anche rivendicare un modo in cui il PD deve rispondere a questa sfida, e cioè cercando il meno possibile di inseguire i nazionalpopulisti, ma invece proponendosi con coraggio come una proposta radicalmente diversa. Perché? Io credo che noi abbiamo sottovalutato sia alcuni fenomeni di paura che attraversano la nostra società, legati alla sicurezza, all'immigrazione, e sia il disagio dal punto di vista sociale, come se i numeri positivi dell'economia o i numeri degli sbarchi avessero sanato le ferite della crisi, e non era così. E quindi noi siamo diventati un po' il bersaglio, il simbolo, no? Noi siamo attaccati alla democrazia liberale, rappresentativa, ci crediamo. Puntiamo molto anche sulla competenza, sulla serietà, sulla credibilità di chi fa politica. Non credo che l'idea che per fare politica sia sufficiente spararla più grossa, insultare il tuo concorrente o il tuo avversario, non credo che questa idea sia destinata a durare. Oggi può sembrare molto popolare, ma non è così. In gran parte dei paesi democratici, liberali del mondo, i politici sono politici competenti, credibili, affidabili. Non devono fare l'errore di essere o di apparire chiusi nei loro giardini, nel giardino dell'élite. E questo è l'errore che in parte ha fatto anche il Partito Democratico. Alcune cose le abbiamo già viste. L'Italia in 6 mesi è un paese più povero e più isolato. Più povero perché purtroppo neanche delle decisioni, ma degli annunci ci sono costati diversi miliardi e rischiano di costarci nei prossimi mesi molto di più. E più isolato perché sia nell'Unione Europea che nel Mediterraneo noi rischiamo di trovarci soli. Il pericolo è un pericolo di un'Italia che si chiude, che rifiuta lo straniero, le diversità, ma alla lunga poi significa che rifiuta il commercio, la proiezione internazionale, il multilateralismo, e contemporaneamente di un'Italia che economicamente perde colpi. Io non mi permetto di dare giudizi. Quello che posso dire è che io ho avuto l'onore di presiedere il governo e, come prevede la Costituzione, ho guidato il governo prendendone tutte le decisioni fondamentali. In molti casi avendo la totale solidarietà delle forze di maggioranza, che erano fondamentalmente il Partito Democratico più il raggruppamento di Alfano, in qualche caso non avendo un totale accordo delle forze di maggioranza, ma sempre decidendo per conto mio. All'ultima parola deve spettare il Presidente del Consiglio. E i nostri partner europei devono sapere che il Presidente del Consiglio decide e rappresenta l'Italia. Se non fosse così, sarebbe un elemento di debolezza per il Paese. Penso che il PD avrebbe potuto anche farlo prima, questo congresso, e comunque mi rallegro del fatto che lo si faccia presto. In fondo è l'ABC, tu perdi le elezioni, anche in modo abbastanza pesante, il tuo leader si dimette, fai un congresso. Questa cosa così banale noi abbiamo impiegato 8 mesi a farla partire, e mi auguro che il tempo perduto lo si possa recuperare nei prossimi. No, io non ho mai parlato di alleanza con Forza Italia. Per Forza Italia piuttosto mi auguro che Forza Italia rompa la sua alleanza con Salvini. Quello è veramente un unicum nella destra di governo ed europeista in Europa. Non c'è nessun altro paese europeo importante in cui
la destra moderata o europeista, diciamo del Partito Popolare Europeo, sia alleata e addirittura subalterna al Partito Nazionalpopulista, come è nel caso di Salvini. Ma non mi auguro certo un'alleanza tra noi e Forza Italia. Possiamo fare delle battaglie comuni, per esempio a favore dell'Europa, non c'è niente di male in questo. Gli alleati li dobbiamo trovare nel fronte democratico, liberale, della sinistra, ambientalista, ed è un lavoro da costruire, non è già lì attorno al tavolo. Anche no, credo che ci dobbiamo abituare all'idea che ovviamente servire il paese con responsabilità importantissime è una cosa fondamentale, ma si può dare una mano alla comunità politica nella quale tu lavori, nel mio caso il Partito Democratico, anche senza esserne il numero uno.